top dog, buy them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, siete in compagnia del vostro Urgent. Allora, è un po' di tempo che non facevo un vlog, però allora ho deciso di fare questo vlog perché, diciamo, in questi giorni ho fatto un sondaggio sulla mia pagina Facebook, che vi invito a visitare, ad iscrivervi ed andare a votare al sondaggio anche voi, in cui ho chiesto praticamente se secondo voi, appunto, è arrivata la fine di GTA 5. Questo perché, ragazzi? Perché tra pochi giorni, come forse tutti saprete, uscirà Red Dead Redemption 2, che è il prossimo titolone, diciamo così, di casa Rockstar. E quindi la Rockstar sicuramente dedicherà meno attenzione a GTA 5. Almeno all'inizio, perché ovviamente non si sa come andrà Red Dead Redemption 2, se avrà successo e quanto successo avrà, soprattutto anche perché all'inizio non ci sarà l'online su Red Dead Redemption 2, ma ci sarà solamente la storia da fare. L'online non si sa quando deve partire, ma penso un mese dopo, non lo so esattamente. Quindi in teoria GTA 5 sicuramente fino a fine anno andrà ancora avanti così come lo conosciamo più o meno, però appunto forse è la sua fine, non lo so, appunto ditemi cosa ne pensate anche voi. Sembra che sicuramente uscirà un altro DLC su GTA 5, adesso non si sa bene quando e non si sa bene che tipo di DLC, però forse, da quello che ho letto in rete eccetera, dovrebbe uscire a dicembre. Però appunto sarebbe un peccato, almeno a me dispiace molto che questo gioco finisca, nel senso che ovviamente tutti continueranno ancora a giocarci, però se non escono più i DLC, insomma, è un po' morto, diciamo così, non è sicuramente, va a morire nel giro di breve tempo. Tra l'altro sembra che abbiano intenzione con il 2019, cioè con il prossimo anno, di chiudere i server di GTA 5 su old gen, su, cioè 360 e PS3. Cioè, intanto ragazzi, vi voglio ricordare che questo gioco è uscito, la bellezza, ormai di 5 anni fa, e su old gen i server sono ancora funzionanti, e vi devo dire che c'è un sacco di gente che ci gioca lo stesso sulle vecchie console, anche se ormai c'è di tutto, perché loro non controllano più, quindi è pieno di mod, è pieno di gente che entra in sessione con tutte personaggi moddati e robe varie, quindi è un gran casino, non è come, diciamo, come siete abituati a giocarci normalmente, che alle volte c'è qualche mod, soprattutto su PC qualcuno c'è, ma penso che su console ce ne siano molti meno. E comunque, cioè, il gioco funziona ancora benissimo, cioè, diciamo così, non ci sono questi problemi che invece adesso sono comunissimi se andate in una sessione di GTA 5 online su Xbox 360. Comunque, tornando a noi, allora, quindi sembra essere arrivata la fine di questo gioco. Come vi ho detto, a me dispiace molto, perché comunque, non lo so, anche se ultimamente non è che ci giochi tantissimo, però quando escono dei DLC, come ad esempio l'ultimo, quello sulla discoteca, che secondo me è stato bellissimo, cioè vabbè, non è forse non il più ricco DLC, però mi è piaciuta molto l'idea di aver aggiunto dei club, la musica house, queste robe qui, mi sono piaciute moltissimo. Comunque, quando ci sono questi DLC, cioè, ovviamente tutti tornano a rigiocare a GTA, quindi si ripopola, anch'io mi metto a rigiocarci. Ecco, però appunto, se non esce più niente, non so in quanti oltre a me torneranno a rigiocare a questo gioco, perché molti lo hanno già abbandonato, perché oltre al discorso di Red Dead Redemption 2 che uscirà, e quindi sarà nel caso un abbandono della Rockstar verso GTA 5, bisogna dire che anche molti giocatori adesso si sono già spostati, i miei amici si sono quasi tutti spostati, almeno ma quasi tutti, non so, su Fortnite. Però poi adesso sono usciti anche Black Ops
4, e anche lì, diciamo così, molti giocatori hanno preferito spostarsi su questo gioco, anche perché giustamente ormai GTA, appunto, se non c'è niente di nuovo, può anche essere diventato noioso. Capisco benissimo quelli che non ci giocano più perché ormai hanno già dato, e effettivamente capisco, cioè è chiaro, sono un appassionato, comunque GTA offre un sacco di cose e di attività da fare, però soprattutto per il discorso dei soldi, anche secondo me hanno sbagliato come politica, perché negli ultimi anni hanno esagerato troppo con i prezzi, quindi bisogna fare troppe volte le attività per prendere soldi, e quindi secondo me poi uno si stufa, quindi questo secondo me loro l'hanno fatto proprio perché così ti vendono anche le card eccetera, ma secondo me hanno fatto una scelta sbagliata, perché poi appunto i giocatori secondo me non sono così affezionati, un po' sì, però non tutti, non lo so. Comunque ragazzi, la domanda è questa: è arrivata la fine di GTA 5 secondo voi? Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, mi raccomando, se volete passate alla pagina Facebook e lasciate un like o un cuore a seconda di quello che pensate. E niente, noi ci becchiamo alla prossima. Per adesso è tutto, ancora su GTA dal vostro Urgent. Bella a tutti, ciao!